diretto dal maestro concertatore e violino solista Ettore Pellegrino, si è svolto al Teatro Marruccino di Chieti il concerto Note di Solidarietà per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Ad esibirsi l'orchestra da camera del Conservatorio D'Annunzio di Pescara con Benedetta De Simone, arpa solista. L'evento, presentato dal professor Michele Mirabella e promosso dalla Direzione Marittima insieme al Terzo Nucleo Aereo della Guardia Costiera, nasce da un'idea delle donne e degli uomini della Guardia Costiera impegnati fin dal primo momento con i propri mezzi nelle operazioni di soccorso subito dopo i tragici eventi sismici. All'organizzazione del concerto hanno partecipato anche diverse realtà presenti sul territorio. Le donazioni sono state effettuate direttamente al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e serviranno a realizzare interventi ed opere nei comuni terremotati. In chiusura di concerto, prima del bis, la cerimonia di premiazione e l'appello del professor Mirabella. Mi concedo al pubblico, raccomandando agli abruzzesi presenti, ma a tutti gli italiani presenti, guardate, date un'occhiata a questo teatro. Le maestranze di questo teatro, a costo di sacrifici personali, qualche volta, lo hanno tenuto che è un gioiellino. Io ci ho lavorato 3 volte e la mia gioia di entrare in un teatro qui viene riconfermata. Il teatro è il gonfalone della città, è il segno della civiltà più avanzata del mondo, quella mediterranea, quella italiana. E noi a questa tradizione siamo legatissimi. Difendete i teatri, ve lo dice uno che è vissuto in una città, è quasi nato in quella città dove i teatri vanno bruciati. E adesso li abbiamo ricostruiti, più belli di prima. Non devono mai morire, come non deve mai morire il nostro amore per la patria. E quindi concludo questa serata dando lo spazio e il tempo per questo bis bellissimo dell'orchestra con un augurio. Buon Natale e viva l'Italia!